La terapia breve funziona anche con i bambini? Assolutamente sì. Una particolarità è che spesso in terapia breve non si vedono i bambini in seduta, ma si preferisce lavorare con i genitori. Questo per vari motivi. Uno è che i genitori sono i migliori terapeuti dei bambini, quindi possono essere date delle indicazioni a loro per aiutarli a risolvere il problema che è il figlio. In secondo luogo, spesso i problemi dei bambini possono essere risolti anche in modo indiretto, perché sono abbastanza poco strutturati, e quindi appunto dicendo ai genitori di fare determinate cose, dandogli delle strategie da fare a casa, il problema si risolve anche in poche sedute. In terzo luogo, una cosa che è augurabile evitare con i bambini è l'etichettamento, e andare da uno psicoterapeuta può essere sempre visto come una piccola etichetta, soprattutto quando sei più piccolo. E se possiamo eleggere i genitori a coterapeuti, dandogli delle strategie da applicare in casa, nella vita di tutti i giorni, con il figlio, ben venga. Naturalmente ci sono anche tutta una serie di situazioni in cui invece è necessario vedere il bambino direttamente in terapia. Magari possono essere quelle in cui il problema va compreso meglio dal terapeuta, o in cui c'è un problema grave o molto serio in cui il terapeuta preferisce avere una visione faccia a faccia con la problematica del bambino. Il mio consiglio è quello di chiedere direttamente al terapeuta se è necessario che il figlio venga in seduta. A volte può essere necessario fin dalla prima seduta, a volte il terapeuta può riservarsi di chiederlo successivamente. E magari cerca un terapeuta breve che sia specializzato nel lavoro dei bambini, cioè che li veda di frequente e che lavora di frequente con loro. Ciao e al prossimo video! Ma si preferisce...